Diciamo che ogni scelta di candidatura è legittima. Alessandro Ghinelli sta facendo il sindaco, deve ancora finire il suo mandato, ma si candida per Forza Italia, quindi un partito differente. Io mi candido per la Lega. In bocca al lupo a tutti gli avversari o alleati. Io faccio la mia corsa in coerenza, sono uscente al Parlamento europeo, mi ricandido al Parlamento europeo. Così l'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi, oggi ad Arezzo per la partenza della sua campagna elettorale per le prossime elezioni europee, si esprime sulla notizia della candidatura del sindaco di Arezzo con Forza Italia. Le nostre candidature sono due candidature assolutamente diverse. Vinca il migliore. Le sue storiche battaglie le condivide oggi con gli aretini che si fermano a gazebo allestito lungo il mercato di Via Giotto. Molti si fermano a parlare con me al gazebo, a conoscermi e sposano in molti casi le mie battaglie, soprattutto quelle europee a difesa dei confini, contro l'immigrazione di massa, contro un'islamizzazione che purtroppo è sempre più crescente nel nostro paese. Ma sono anche tanti temi locali, quindi l'attenzione alla sanità del territorio, l'attenzione ai più anziani, l'attenzione alle giovani coppie. Molti i temi che mi vengono sottoposti e che in Europa in questi anni ho portato all'attenzione della Commissione europea. Tra i problemi sollevati dai cittadini che si fermano al gazebo c'è quello della sicurezza, molto sentito anche nella città di Arezzo, nonostante i 9 anni di governo del centrodestra. È un problema di molte città che i sindaci si trovano ad affrontare. Io ho fatto il sindaco e i sindaci hanno potere di ordinanza rispetto a certe situazioni. Di certo è che con questa immigrazione crescente e una criminalità che spesso non trova la via giudiziaria e la finalizzazione della via giudiziaria, si ritrova poi per strada. I sindaci rimangono impotenti perché molto spesso i provvedimenti dell'autorità giudiziaria che non condannano spacciatori, criminali, cioè li ritroviamo per le nostre strade. Quindi sicuramente c'è da agire sulla base nazionale delle leggi e di una razionalizzazione della giustizia, ma anche a livello europeo, per bloccare finalmente questi flussi migratori incontrollabili che arrivano nei paesi di primo arrivo e quindi l'Italia. L'Europa in questi anni ha lavorato male, la maggioranza della Commissione europea, sulla quale noi siamo all'opposizione, ha varato dei provvedimenti che in realtà favoriscono l'immigrazione clandestina. E quindi su questo noi ci opponiamo e nella prossima Commissione europea speriamo di avere la maggioranza di centrodestra europeo per cambiare finalmente questi provvedimenti dannosi.